Siamo qui, caro professore, con la dottoressa Lorena Franceschi, che è il nostro direttore amministrativo, quindi il direttore amministrativo del Politecnico Internazionale Scienze TARS di Vibo Valentia, e anche nostra docente di inglese, nel senso che lei tenta e vuole fortemente non solo la crescita esponenziale del Politecnico, che è, come già ho detto in numerose interviste, un polo formativo di grande riferimento non solo per l'arte e la musica ma anche per le tecnologie, e vuole fortemente che il polo in Campania cresca e si sviluppi, perché ama la nostra regione e soprattutto vuole che i nostri studenti abbiano uno sbocco professionale immediato. È quello che ci auguriamo noi tutti, naturalmente. Prego, dottoressa. Dottoressa, sì. Chiedo scusa, una domanda su tutto. Sì. Chiaramente penso che i nostri territori hanno proprio bisogno di queste iniziative, e quindi il fatto che lei si spenda per questa cosa è onorevole. Volevo sapere nel dettaglio quello che lei si sta facendo. Il Politecnico, come ha detto già il professore Ruggero, nasce nel 2003, quindi sono già 16 anni che opera in Italia, e nasce da un'idea stupenda, devo dire, dal punto di vista culturale e dal punto di vista occupazionale, del nostro rettore professor Orazio Antonio Barra, che nell'ambito della legge 508-99, mi riferisco alla riforma universitaria proprio del 99, dove vengono istituite due leggi, vengono emanate due leggi, la 508-99 e la 509-99, dove la 509 è la riforma universitaria, perché dovevamo uniformarci all'Europa, quindi istituire i trienni e i bienni, percorsi triennali e percorsi magistrali, nonché i PhD. Noi in Italia stavamo col percorso unico, il conservatorio ci aveva il percorso ordinamentale. Nel 1999 anche per i conservatori scatta la legge 508. La legge 508 è proprio uno spartiacque. Finisce il percorso ordinamentale e inizia il percorso, l'era nuova, cioè l'era nuova. Ci uniformiamo all'Europa e quindi trienni e bienni. Quindi anche i conservatori diventano università. Quindi i conservatori sono costretti, dovrebbero essere costretti dal 1999 ad avere soltanto studenti con un'età superiore a 18 anni, perché devono avere diploma di scuola superiore. Questo è il concetto. Cosa è stata la nostra intuizione studiando la legge 508? L'intuizione è quella di, sulla base di un articolo preciso della legge 508, che prevede l'istituzione dei Politecnici delle Arti in congiunzione con accademie di belle arti e conservatori musicali, l'istituzione di Politecnici delle Arti che andassero a dare a titoli che sono prettamente artistici, come quello delle accademie e come quello dei conservatori, un input, un miglioramento tecnico, tecnologico, scientifico, ma non la scienza di Einstein, quella non si può fare in questo contesto. Abbiamo strutturato dei percorsi proprio fatti su misura, ad hoc. Sono proprio, si dice in inglese, si dice tailored, cioè vengono proprio costruiti come se fosse un vestito, quindi vengono tagliati addosso a questi studenti che vogliono fare un percorso musicale oppure artistico delle, diciamo, o il suono o le arti visive, no? Però dandogli tutte quelle competenze più scientifiche. Quindi facciamo l'acustica per l'acustica, facciamo l'ottica per quelli che vogliono fare le arti visive. Insomma, diciamo che è un ritagliare intorno a uno studente che vuole fare un percorso artistico quei saperi scientifico-tecnologici che invece gli permettono di trovare anche un lavoro, perché nella gran parte dei casi il musicista che esce dal conservatorio non ha uno sbocco. Esatto. Quindi quando il Ministero ci ha permesso
di questo ringraziamo il Ministro, con due decreti, il 462 del 2003 e il 77 del 2004, il 462 del 2003 ci dà la possibilità di fare i bienni, noi abbiamo cominciato con i bienni, e il 77 del 2003 ci dà la possibilità di fare i trienni. Con questi decreti il Ministero ci ha dato la possibilità di fare questo, quindi percorsi che possono dare uno sbocco professionale ai nostri allievi. Teniamo a precisare che il Ministero non ci dà una lira, quindi questo lo voglio dire a chiare lettere, noi non pesiamo sul bilancio dello Stato, ok? Quindi noi ci reggiamo se abbiamo studenti, quindi se abbiamo delle competenze da dare, se lo studente reputa che quelle competenze che noi abbiamo da dare sono valide, lui continua a venire e ci paga, altrimenti se ne va e non ci paga e non pesiamo sul bilancio dello Stato. Quindi il fatto che dal 2003 c'è questo progetto fa capire che... 16 anni, sono 16 anni che siamo qua. Non è una sciocchezza. Non è una sciocchezza e abbiamo laureato in 16 anni circa 600 laureati. Abbiamo superato i 600. Grazie. E stanno tutti lavorando e con il, voglio dire ancora questo, con il DPR numero 19 del 14 febbraio 2016, il nostro titolo viene riconosciuto in 7 classi di concorso, quindi anche adesso i nostri allievi, molti di loro hanno vinto proprio quello che si chiama il concorsone, diciamo, adesso uscirà di nuovo, sì, deve uscire, e molti dei nostri allievi hanno vinto anche quello. Quindi ci lasciamo dicendo che sicuramente è un'eccellenza. Sicuramente è un'eccellenza. Grazie. Di questo siamo convinti. Grazie. Sì, e possono verificarlo tutti, possono venire in qualsiasi momento. Grazie a tutti. È un piacere. Professore, volevo in effetti cogliere l'occasione, perché abbiamo sentito queste bellissime canzoni dell'Ottocento napoletano, fatte in chiave realistica, basso e pianoforte, del maestro che ci presenterà. Sì, è con piacere che desidero che il nostro venga intervistato, perché abbiamo il piacere di averlo nei nostri corsi. Già pluridiplomato, plurispecializzato, chitarrista internazionale, che ha deciso di affrontare un percorso anche tecnologico, storico, didattico all'interno del nostro polo e soprattutto all'interno del Consorzio Politecnico e Conservatorio di Vibo Valentia, il maestro Filippo Daglio, al quale cedo molto volentieri piacere la parola. Molto piacevole. Maestro, allora ci spieghi un po' la sua carriera, ci dica un po', so che ormai è un'eccellenza. Magari, sì, vabbè. Nel senso che ho fatto un bel po' di percorsi, diciamo che la mia passione verso la chitarra all'inizio, diciamo, è stata verso la musica pop, poi amando la musica ho fatto dei percorsi anche tipo accademici, sono diplomato in chitarra classica, sono diplomato in jazz al Conservatorio di Napoli, mi piace non solo la musica in quanto strumentista, ma anche in fase compositiva ed elaborativa del materiale musicale, e là è una materia che non si finisce mai di imparare e anche di crescere, che ti fa crescere, diciamo, più io quello dico sempre, più frecce hai al tuo arco, più come la tavolozza di un pittore, più colori, più puoi sfumare. Esatto, puoi stare attento anche alle sfumature che puoi dare la musica, quindi non si finisce mai. Sapevo che c'era un polo, c'erano, diciamo, delle competenze di altissimo livello, e quindi mi è interessato questa cosa, e anche qui è stato, oltre ad avvicinarmi alle materie tecnologiche, che è sempre stata la mia passione, infatti ho programmi musicali per la trascrizione e la composizione, anche a livello compositivo e anche a livello di musicoterapia. Devo dire la verità, anche quello è un campo che, siccome io amo anche l'insegnamento da sempre, mi ha offerto delle basi importanti, dei mezzi ulteriori per quello che io credo è l'insegnamento, cioè l'insegnamento è anche il trasferimento del maestro, che non dia delle in qualche modo nozioni, o che comunque forse lo dico in modo un po' crudo, che si metta a posto la coscienza facendo il proprio dovere. Secondo me un buon insegnante, questa è la mia opinione, un buon insegnante che colui si prende in carico un allievo e cercando di farlo crescere al di là delle proprie idee del percorso. E questo la musicoterapia insegna, dà dei mezzi da questo punto di vista. Cioè il musicoterapeuta ha bisogno di trovare una strada per entrare e cercare di aiutare chi sta di fronte. E spesso
questa tecnica, se la si porta anche come aiuto anche nelle lezioni normali, io credo che aiuti tantissimo. Porti ad un risultato. Sì, perché la musica, poi non ci dimentichiamo che al di là dell'aspetto professionale, a tutti i livelli, per quello che io credo, vabbè, sono di parte, aiuta a vivere meglio. E quindi avvicinare quanto più persone possibile alla bellezza di quest'arte, a qualsiasi livello. Però cercare, insomma, non di far diventare un insegnamento di tipo nozionistico, ma proprio come messaggio da far arrivare chi può, chi meno, chi ha più capacità, chi ha meno capacità, porsi la problematica di far arrivare quanto più è possibile il messaggio a chi ci sta di fronte. Questo io trovo che anche il percorso musicoterapeutico aiuti tantissimo. Ok, grazie professore, è stato un piacere. Grazie innanzitutto al dottore Stanzione per l'intervista, che dottore che accolgo sempre con piacere, naturalmente. Oggi è il giorno conclusivo di un percorso durato un anno all'interno del mio polo didattico in Campania, che si chiama Nova Atlantis, con sede legale in Saviano, che è un polo didattico del Politecnico di Vibo Valentia in Campania, a firma congiunta con il Conservatorio Statale di Musica di Vibo Valentia. Oggi abbiamo difeso la tesi del Master in Musicoterapia, che è accreditato ad un'annualità del nostro percorso accademico in musica, spettacolo, scienze e tecnologia del suono. Titolo di secondo livello, naturalmente, utile per l'accesso a numerose classi di concorso, sia nella scuola secondaria di primo grado che in quella di secondo grado e nel liceo musicale. Nell'aula 6, dove siamo fuori, stiamo ascoltando questo bellissimo brano di, mi pare, di due, tre... Sono nostri studenti, sì, esatto. Perché noi siamo un percorso tecnologico musicale, ma soprattutto artistico, quindi formiamo musicisti, ma soprattutto noi formiamo docenti di musica che devono avere un bagaglio culturale non solo classico, ma anche moderno e tecnologico, come prevede la scuola oggi. Va bene, grazie professore.